tutti, oggi sono qua per condividere con voi le mie impressioni sulle ultime letture che ho fatto, letture un po' particolari, perché sono andata infatti a spulciare la mia lista di libri da leggere, la mia TBR su Goodreads, un sito per chi non lo conoscesse dedicato agli amanti della lettura, un social network in cui tenere traccia delle proprie letture. Ho controllato appunto la mia TBR cercando i libri con il punteggio più basso. Ero infatti curiosa di vedere le letture peggiori secondo gli utenti Goodreads, insomma i libri e fumetti votati meno, e poi leggerli per vedere se effettivamente il mio pensiero, il mio gusto è in linea con la media di votazione degli utenti. Spulciando fra la mia TBR ho quindi individuato i libri e fumetti con una votazione inferiore a 3 stelline su 5 o attorno al 3. La cosa che mi ha sconvolta è che su 90 titoli inseriti nella mia TBR i peggio votati sono tutti fumetti. Non ho trovato infatti un solo libro che avesse una votazione inferiore al 3.4, che per me è una votazione più che buona, insomma, contando che il massimo è 5 stelle. Partiamo dal fumetto meno votato in assoluto su Goodreads, Night Bus, con una votazione media di 2.6 stelline. Night Bus è di Zuo Ma, un fumetto cinese pubblicato qua in Italia da Bao Publishing, che io ho ricevuto dalla casa editrice. Ero molto curiosa di leggerlo perché non conosco tantissimo il fumetto cinese. Volevo farmi un po' un'opinione mia e soprattutto conoscere un po' meglio il panorama cinese. La storia per protagonista è una ragazza che si addormenta durante il viaggio perdendo la propria fermata. È costretta a scendere quindi a quella dopo e a tornare a casa prendendo l'autobus notturno, che la porterà in un viaggio un po' bizzarro in ambienti che hanno qualcosa di familiare ma sembrano fantastici. È un fumetto un po' criptico, secondo me, che va anche in parte interpretato e che penso di aver compreso solo in minima parte proprio per questo motivo qua. L'inizio è sicuramente bizzarro, un po' avventuroso, perché i luoghi sono fantastici, però noi non capiamo dove si fermi la realtà e dove cominci l'immaginazione, la fantasia, se è un sogno. È abbastanza confusa come insieme di cose, però il lettore arriva alla fine e in parte capisce quello che è successo inizialmente e il messaggio del fumetto è veramente molto forte. Mi è piaciuto molto quindi che quest'opera veicolasse un messaggio importante che riguarda principalmente i ricordi e il viaggio inteso non soltanto in maniera fisica ma anche interiore. Purtroppo però ho trovato la narrazione un tantino, non confusa, però troppo bizzarra per quanto mi riguarda. Non sono riuscita a capire dove volesse andare a parare l'autore e anche i disegni non aiutano tantissimo, perché le tavole sono super cariche di dettagli, i disegni, cioè ci sono tanti elementi nelle tavole, quindi è facile perdersi, e se ti perdi un piccolo elemento all'inizio finisce che poi continuando la lettura ti perdi, magari non riesci ad afferrare tutto quello che sta accadendo. Controllando anche le recensioni di questo fumetto su Goodreads, anche altri utenti hanno avuto questa percezione, ovvero di confusione, non sono riusciti ad apprezzare pienamente questo fumetto, nonostante sia piaciuto il messaggio finale, proprio perché la narrazione è risultata un po' confusionaria. Diciamo che lo svolgimento non è stato apprezzato. Io sinceramente ho dato una valutazione di 3 stelline su 5 a questo fumetto, perché nonostante questi elementi che mi hanno creato un po' di confusione, ho apprezzato i disegni proprio perché sono molto particolareggiati e i personaggi in particolare sono dentro la storia come le ambientazioni. È tutto un mescolarsi fra realtà e immaginazione. Ad esempio le persone sono rappresentate in parte come umani ma hanno dei caratteri quasi bestiali che si fondono agli animali, e quest'unione l'ho trovata molto particolare, in linea con la storia che si va a narrare, e appunto il messaggio finale mi è piaciuto. Il prossimo fumetto con una votazione media di 2,75 è Vivi e Vegeta di Francesco Savino e Stefano Simeone, altro fumetto pubblicato da Bao Publishing. Si tratta del primo numero di una serie, non so quanti fumetti saranno effettivamente. Io mi ero avvicinata a questo fumetto online, l'avevo trovato infatti su Verticalismi e avevo letto, se non sbaglio, i primi due capitoli. Mi aveva incuriosita tanto come storia, perché le premesse di Vivi e Vegeta sono quelle
quelle di un noir vegetale. I protagonisti infatti sono fiori e piante. Il modo in cui è ambientato questo fumetto è appunto popolato totalmente al vegetale, e in particolare fiori e piante cercano di fuggire dall'umanità, visto che le persone col passare del tempo si appassionano sempre di più alla cucina vegetariana ma anche vegana, e quindi consumano sempre più i vegetali. In realtà poi nel mondo vegetale c'è una distinzione, una sorta di faida fra fiori e piante, e il protagonista della storia, Carl, è un cactus che si reca nel distretto dei fiori per ritrovare la sua amata che è misteriosamente sparita. In particolare in questo distretto ogni volta che smette di piovere succede il finimondo. Quando c'è infatti il sole arrivano i girasoli e iniziano a rapire i fiori e li portano in un posto sconosciuto, e c'è un grande mistero riguardo queste sparizioni. Le premesse mi hanno affascinata tantissimo, come il voler rappresentare una società totalmente vegetale. I personaggi hanno in parte delle caratteristiche umanoidi, ma sono al 100% fiori e piante, ed è la cosa che forse mi ha creato più difficoltà all'interno di questa storia, perché quando mi affido esclusivamente agli occhi, per me è molto importante individuare il viso dei personaggi, gli occhi, il loro volto, insomma. E in questo fumetto ho fatto tantissima fatica perché non riuscivo a comprendere i personaggi, a capire bene dove fossero posizionati gli elementi del volto, e quindi mi ha creato proprio un distacco. Nonostante i disegni mi siano piaciuti, in particolare i colori utilizzati, ho avuto molta difficoltà nel capire alcune dinamiche, in particolare mi ha disturbato tanto il non poter riconoscere immediatamente il volto dei personaggi. La storia poi all'inizio mi ha catturata, ero veramente molto incuriosita dal mistero, volevo saperne di più riguardo a queste sparizioni, ma dalla metà circa in poi l'ho trovato molto affrettato, e secondo me sono stati saltati dei passaggi che forse mi avrebbero aiutato a capire meglio la storia e sicuramente ad apprezzarla di più. In sostanza sono rimasta delusa perché ero convintissima che questo fumetto mi sarebbe piaciuto, perché i primi capitoli li avevo già letti online, quindi mi sono detta ma questa è un'opera fantastica, il concetto mi sembrava super interessante, quindi ero andata a colpo sicuro. Tra l'altro mi sono fatta fare anche una bellissima dedica, cioè veramente stupenda, ho anche una spilletta col cactus protagonista di questa storia, insomma ero fomentatissima, e invece sono arrivata alla fine del fumetto molto delusa perché non sono rimasta assolutamente soddisfatta dallo svolgimento della storia. Probabilmente sono la persona che ha dato la votazione più bassa su Goodreads, ho dato 2 stelline che in realtà sarebbero 2,5, perché i disegni in certi punti comunque mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto per quanto riguarda i colori, l'idea di fondo la trovo geniale e molto intrigante, ma come è stata poi svolta la storia non mi ha lasciato nulla, sono rimasta un po' interdetta, ecco. Proseguendo abbiamo Il canto delle onde di Marco Rincione e Loputin, edito da Shockdom, con una valutazione di 3,03. L'ho appena terminato di leggere, quindi sono freschissima di lettura. Il fumetto è il terzo graphic novel della collana Timed di Shockdom, praticamente una serie a fumetti di autori differenti. Ogni volume penso sia autoconclusivo, almeno questo lo è. Quello che accomuna le storie è appunto la presenza di personaggi chiamati Timed. Sono delle persone con poteri, capacità particolari che però hanno un limite di tempo, e quando questi poteri si esauriscono le persone che li possiedono muoiono. Questo fumetto in particolare è ambientato in una Trieste futuristica abbastanza distopica. La protagonista è una ragazzina, Claudia, che sente le voci dei pesci, è quindi una Timed, vive con la madre e il fratello, molto fissato, arrabbiato con i cambiamenti che sta vivendo la sua città. In particolare fa parte di un gruppo che dà la caccia ai contagiati, come vengono chiamati le persone con queste particolari doti. Questo fumetto lo volevo leggere tantissimo perché mi piace molto lo stile di disegno dell'autrice. Inoltre il collegamento con il mare, sapete che ho una grandissima passione per il mare, in particolare i pesci, non lo so, mi richiamava tantissimo questo elemento. Inoltre il fumetto è ambientato in Italia, non so, c'erano diverse cose che mi attiravano, e per certi versi è stata una lettura comunque piacevole, ma sono un po' arrabbiata e frustrata da
come si è svolta la storia circa dalla metà in poi. L'ho trovato troppo frettoloso. È vero che è un volume comunque breve, quindi non c'era spazio per svolgere una vera e propria storia articolata, però c'erano tanti elementi secondo me molto interessanti, come il fatto della situazione politica, sociale in Italia, in particolare a Trieste, la situazione familiare di Claudia. I personaggi vengono appena abbozzati proprio perché non c'è spazio per dar loro spessore. Anche le vicende sono trattate in maniera secondo me un tantino superficiale, anche se una cosa molto potente di questo fumetto è il richiamo un po' malinconico. Cioè, la storia nel suo complesso per me è abbastanza triste e rispecchia quello che sta accadendo attorno alla protagonista e i sentimenti che lei stessa prova. Lei sente cantare i pesci e le storie che sente raccontare sono per lo più tristi e rispecchiano tantissimo la crudeltà dell'umanità. Ci sono quindi dei messaggi, secondo me, importanti che possono anche far riflettere, però è tutto molto veloce, non c'è secondo me il tempo di metabolizzare quello che ci dà questa lettura. E come vi dicevo, secondo me il finale non soddisfa pienamente. Inoltre, mi dispiace dirlo, non ho letto tantissime altre cose dell'autrice Loputin e dei suoi disegni, però in questo volume li ho trovati un po' più deboli, nonostante siano secondo me bellissimi, li ho trovati un po' meno precisi e quasi frettolosi come la storia stessa. Non ho ritrovato quella cura e quella magia che avevo visto ad esempio in Francis. Quindi diciamo che mi trovo bene o male d'accordo con questo giudizio che è stato dato dagli altri utenti, però nel complesso secondo me è un fumetto comunque piacevole. Come vi dicevo, fa parte di una collana, però può essere letto singolarmente. L'ultimo fumetto ad avere la valutazione più bassa nella mia TBR è La quarta variazione di Albi Longo, edito da Bao, ha una valutazione di 3,15 stelline e in questo caso mi trovo un po' in disaccordo perché a me il fumetto non è piaciuto per niente. Allora, innanzitutto, di che cosa parla questa storia? Parla di un ragazzo che sta per affrontare la maturità, quindi adolescenza, incertezza sul futuro, indecisione fra il voler seguire la propria passione, in particolare quella del protagonista e appunto il disegno, e seguire invece i consigli, ad esempio, dei genitori che spesso magari si impongono nelle scelte dei figli perché vorrebbero assicurar loro un futuro. Se non sbaglio, il padre del protagonista è medico, quindi vorrebbe, non dico che seguisse le sue stesse orme, ma che scegliesse un'università, un tipo di formazione in grado di assicurargli un lavoro, cosa che facendo l'artista tutta questa certezza non si ha. Bene, per queste tematiche sembra interessante il fumetto e lo è sotto questo punto di vista, ma a me non è piaciuto per niente lo stile di disegno e come è stato svolto il tema appunto della maturità, di questa incertezza verso il futuro, del voler seguire le proprie passioni. Non so, magari sono troppo vecchia per poter apprezzare un fumetto del genere, però penso che parlando appunto di liceo, questo fumetto possa parlare a tante persone diverse, a chi in questo momento è in quel periodo, ma anche a chi ci è già passato. Io però non sono riuscita a relazionarmi in alcun modo con il protagonista e soprattutto verso l'inizio ho trovato la storia abbastanza confusa, non riuscivo bene a capire dove volesse andare a parare. Non lo so, è stato un insieme di cose, sicuramente dovute a un mio gusto personale, che non mi hanno fatto provare tanta gioia. Mentre leggevo questo fumetto, non l'ho trovato spiritoso, non l'ho trovato troppo profondo per le tematiche che tratta. Lo stile sicuramente è particolare e magari diverso da tutto il resto, ma non lo so, a me non ha detto nulla di che, così come la storia che sostanzialmente non mi ha lasciato niente. Volevo addirittura abbandonare questo fumetto dopo le prime pagine, però ho continuato proprio perché volevo terminarlo e vedere se andando avanti appunto avrei capito qualcosa in più,
se mi sarebbe piaciuto. Spesso detesto abbandonare i libri o i fumetti, ma penso anche che il tempo sia troppo poco per leggere qualcosa che non ci piace, non ci soddisfa o che ci lascia semplicemente indifferenti. Forse è vero anche che mi aspettavo più profondità dal punto di vista del voler seguire appunto le proprie passioni, del futuro, il momento di incertezza che si ha nel liceo, ma secondo me non c'è approfondimento, quindi mi è risultata una lettura abbastanza superficiale. Queste erano quindi le mie considerazioni sulle letture della mia TBR con la votazione più bassa su Goodreads. Devo dire che mi è piaciuto molto questo esperimento perché nonostante sapessi la valutazione appunto degli utenti non mi sono lasciata influenzare, ma anzi avete visto che in un paio di occasioni comunque mi sono trovata abbastanza in disaccordo, le letture mi sono piaciute di più rispetto alla media, però non c'è stato nessun fumetto che è spiccato particolarmente sugli altri, se non magari in negativo. Mi raccomando, se avete letto uno di questi fumetti fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne avete pensato, se siete in accordo o disaccordo con quello che ho detto in questo video e soprattutto qual è la lettura peggiore secondo Goodreads che invece a voi è piaciuta da matti. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!